Grandi, grandi successi in questo pomeriggio, ma adesso arriva anche il momento in cui Radio Time incontra gli amici, perché di fatto si tratta di un amico. Ma soprattutto incontra i grandi artisti, ragazzi, grandi artisti. Allora, vi do delle indicazioni, per chi non è già sul, sul 394 del Digitale Terrestre, lo hanno già visto. Lui è un soul singer, così si dice, quelli bravi parlano così, ha 30 anni di attività musicale, lo avrete ascoltato chissà quante volte come frontman ai Jumping Up, lo avete visto anche in altre situazioni, anche all'estero. È venuto a trovarci perché viene a presentarci il suo debutto da solista. Per sapere cosa vuoi fare da grande. Dillo come quando l'hai presentato all'inizio, con la voce, come l'hai fatto all'inizio. Allora. Non ce la faccio a parlare come lui. Lui c'ha la voce bella. Tony Fish Marino! Ciao ragazzi, ciao, bentrovati. Tony, ciao, bentornato. Grazie, grazie, sono felice di essere tornato. Caspita, oh, io mi ricordo di Tony, faceva qua delle cose in passato, sì. Poi magari qualche altra occasione ve lo racconterò, ma beh, proprio belle, 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 c'è un aneddoto che prima o poi racconterò. Okay. Allora, intanto bentornato, perché grazie, torni adesso con un progetto tutto tuo, che poi credo sia alla fine insomma un po' la summa di questi 30 anni di musica, no? Sì, è un po' un desiderio intrinseco che avevo fin da ragazzo, ancora prima di cominciare professionalmente questa attività musicale, che poi è diventato appunto un lavoro a tempo pieno negli ultimi 30 anni, però era proprio un desiderio, dovevo farlo, quindi un piccolo percorso solista ed esprimere me stesso musicalmente, almeno di prodotti che vengono dal mio cervello, melodie, esatto, eccetera, esatto, eccetera. A livello di quei prodotti lì, tu sei, possiamo dirlo, credo, sì, sei cresciuto a pane, swing e soul. Sì, praticamente sì, io ho sempre cercato di barcamenarmi e di districarmi fra pochi generi musicali, quelli che riuscivo a interpretare da subito, perché sentivo il timbro da ragazzo, avevo questa voce adatta a quei mood, e allora andai a indirizzare il tutto su quel filone musicale. Non mi sono mai permesso di cercare di cantare un po' di tutto, di sperimentare cose. Preferivo prendere una corsia dove mi trovavo bene, dove sentivo anche col cuore, più delle tue corde, certo. Senti, l'attività musicale di questi tanti anni di carriera ti ha portato spesso all'estero, no? Sì, sì, sì. Quanto ti è servito e quanto poi hai attinto per il tuo patrimonio musicale anche dalle esperienze? È servita tantissimo, Domenico, perché come tu ben sai, un artista più esplora altri paesi e ha la possibilità di confrontarsi con un pubblico straniero che ha un suo filone culturale musicale abituato, diverso anche dal nostro, insomma. Già quello è una comparazione, e mi è servito nel formarmi anche on stage, proprio sul palcoscenico, capire come interpretare meglio lo stile che stavo cantando, come interagire di più col pubblico. Io già di mio sono portato, però mi sono formato ancora di più. Serve. Adesso quindi sentiremo qualcosa di tuo. Sì. Che effetto fa sentire qualcosa di tuo e non interpretare qualcosa di un altro? Appunto, questa è una bella domanda, perché quando interpreti qualcosa di qualcun altro bisogna calarsi nel personaggio, anche se io ho sempre cercato, anche quando canto brani di altri artisti, quindi le cover, in tanti anni l'ho fatto col mio stile, non volevo imitare nessuno, quello è brutto, certo, si fa, quindi con la mia personalità andavo lì a interpretare un genere differente. O quelli più attinenti, però esprimere se stessi è tutt'altra cosa, quindi mi sono messo proprio in mano una fiaccola accesa, esatto, sì, anche perché però la freno, devo capire un po' come andranno questi singoli nei prossimi giorni, l'album e poi più avanti. Allora, sono usciti due singoli finora, tra pochi giorni, entro il mese di ottobre uscirà un terzo singolo, sì. E poi a novembre arriverà l'album. Esatto. Il titolo dell'album già vi dice molto, vi dà un po' una dritta. Sì, bravo, l'hai capito. Beside me. Sì. Hai capito cosa vuol dire il titolo? Bravo, perché ognuno ha una propria beside. Sì, esatto. Esternarla è una bella cosa. È quello, è un po' il polivalente, perché il beside me, appunto, come anche ho scritto, perché il B-side significa un po' accanto a me, cioè, quindi, ma anche l'altro lato di me. Esatto, quell'altra essenza musicale. Che a volte è anche un po' più nascosto. È vero, più vero. Sì, sì. Però a proposito delle tue radici musicali, il primo singolo è molto funky. Tipicamente. Il primo sì, è più sul roots, sulla tradizione funk, alla Maceo Parker, James Brown. Sai che adesso non è venuto in mente, magari poi mi dici così, no, al lampo, dimmi. Brass Construction anche, Barcase, quelle cose, T-Connection, quel tipo di funk, esatto, lì. Bravo. Tradizionale. Mi sono mantenuto là. Il secondo singolo invece è più una canzone d'amore. Sì, è più acid jazz, siamo più sul filone inglese incognito, quindi esatto, è un funk più acid jazz, è morbido, parla d'amore. È un'intensa storia d'amore, sì, è una roba autobiografica? No. Io mi sono immedesimato in tutti i brani che saranno contenuti appunto nella release finale dell'album, mi sono immedesimato sulla vita delle persone.
quindi alcuni brani, un paio, sono qualcosa di personale, tutto il resto è immedesimazione, introspezione, però verso gli altri, okay. Come io ho osservato le esperienze di persone in giro, alcune le ho anche immaginate, quindi dipende, ho giocato con la creatività. Allora, ascoltiamolo subito, secondo singolo, si chiama Slaves of Love, cioè schiavi d'amore, però nel senso che si ha voglia di una fusione di emozioni. Esatto, sì, credo che sia senso, quello il concetto. Sì, lì. Allora, Slaves of Love, il secondo singolo da solista di Tony Finch Marino. Dobbiamo essere in diretta audio, perché sennò ce l'ho. Sto sentendo più magro, stai benissimo, stai benissimo, va bene, un po', prima che me lo dimentico, sì. Non ti andare perché devo proporre una cosa. Va bene, cosa ti dico? E quindi sì, variegato, sì, cioè, ma ci carino sta. L'album, mi piacerà. Sì, mi è piaciuto a molti anche gli addetti ai lavori. L'ho testato con amici, parenti, prima in fase di premastering. Molto visto, cioè è un bel prodotto. Dove l'hai registrato? L'abbiamo fatto a Cantieri 51, realizzato prima del purtroppo US. Quindi ancora da cast, diciamo. Sì, sono stato il penultimo artista che ci è andato, perché io ho fatto il disco, no, e poi c'è andato Mario, cioè, Biondi e Fratello. Però sono, sono trasferiti da Fabio Rizzi. Lui spera che poi una location a New York, quella era veramente bene. E il mastering l'abbiamo fatto fare a Roberto Romano a Minturno, l'OS3 Studio Mastering. Con Riccardo ho lavorato spalle a spalle, ci siamo messi là di pazienza, lui dava una bozzata, poi ci stavamo in mixaggio insieme, ma ha lavorato benissimo. Non lo so questo. Rientriamo. Se vuoi ti apro il microfono adesso, libero. Slaves of Love, we are tonight. Yeah. Bravissimo, Tony Finch Marino, con questo Slaves of Love, che diventa poi anche Slaves of Rhythm, perché poi in qualche modo ne rimaniamo soggiogati. Mm-hmm. Bravo. Grazie. Ma te lo dico proprio svisceratamente, perché a me... Ho cercato di far bene tutto. Tutto questo sound così mi piace molto. Grazie. Dicevamo prima, lo ribadiamo a beneficio della diretta, realizzato peraltro a Palermo, in casa. Sì. Sì, esatto, Cantieri 51, lo studio di Riccardo Pipero e Ciccioleo. Ciccio ormai un sodalizio. Sì, esatto, infatti il disco, giusto precisarlo, è stato appunto prodotto spalla a spalla con me, io sono il produttore esecutivo, Ciccio mi ha aiutato proprio negli arrangiamenti, nella produzione delle tracce, eccetera, eccetera. Io andai da lui con delle belle melodie che avevo in testa, i testi, giustamente in inglese, e Ciccio mi aiutò moltissimo. Poi sai quando tu hai le deucce sulle chitarrine, i riff di chitarra, è un po' come vorrei i fiati, le velocità. Quindi abbiamo accorpato e lui mi seguiva costantemente, poi ha dato una mano importante a anche cercare i giusti musicisti che poi avrebbero poi partecipato alla registrazione. Citiamoli. Certo, sì, Federico Gucciardo alla batteria, che ha suonato in tutte le tracce, e adesso da quasi due anni in tour con Mario Biondi, esatto. Tant'è che lo beccai in un momento libero poco prima che firmasse con Mario, quindi, cioè, per la casualità della vita. Dopodiché Gabriel Guarneri al basso, Salvo Volpe, altro bassista che ha suonato in due tracce,
Abbiamo anche Ciccio che ha suonato le tastiere e alcune tracce di chitarra. In alcune tracce di chitarra c'è Manfredi Tumminello, Giancarlo Canale ha fatto da flautista in alcuni flute scoring qui e là in qualche brano, Roberta Sala mi ha aiutato con delle back vocals in una ballad molto bella che sarà contenuta nell'album, poi che sto dimenticando c'è qualcuno, ah no, la sezione piatti, caspita, c'è Michele Mazzola al sax baritono, Fabio Piro col trombone, Samuele Davi alla tromba, quindi questa è la... E poi ci sono dei featuring, degli ospiti. Featuring. Sì. Nel singolo precedente c'è un assolo di sax. Di sax Gordon, esatto, sì, sax Gordon, statunitense, sassofonista, bravissimo, una leggenda della West Coast americana. Senti, e David Florio, che ha suonato il flauto, che collabora con Mario Bioni, anche lui. Senti, una battuta al volo, il fatto di cimentarti anche come autore... Sì. Ti ha messo un po' di ansia o ti è venuto assolutamente spontaneo? No, Domenico, io ansia no, perché dopo 30 anni di attività musicale l'unica io ansia è quella di cercare di far piacere alla mia musica alle persone. Okay. Però sapevo dove stavo andando a mettere le manine sopra un progetto insomma più importante e più personale. Però ansia no, cioè le melodie mi sono venute fuori che le registravo, mi ricordo, in auto, mi ricordo durante la pandemia, lockdown, registravo le melodie in auto, andavo da Ciccio, guarda la melodia, fai il testo, ok, tornavo via così. Quindi come potete capire sono anni di lavoro. Mi uscivano fuori facili. Però il risultato alla fine è stato un risultato che ti posso dire, apparentemente, umilmente posso dire, sembra un buon prodotto. Sì, grazie. Ma bello, non facciamo in tempo a farvi sentire l'altro singolo, però 20 secondi, me lo suoni, era proprio 20 proprio al volo, il primo l'assaggino. Singolo in realtà, un assaggino di On the Funky Side of the Street, che è stato in ordine di tempo il primo singolo per la Irma Records, non abbiamo detto, ma è una etichetta gloriosa, di tutto rispetto soprattutto per questo genere musicale. E quindi quante tracce conterrà questo nuovo lavoro? 11 tracce, ci sono 10 più una sorta di bonus track di pochi secondi che chiude poi l'album. Sì. Facciamolo sentire, proprio pochi secondi? Giusto per rendervi conto, insomma, del... Wow! La battuta è senza sezione ritmica siamo. Vabbè, basta, non ce la facciamo più con i tempi, però ti posso strappare una promessa? Sì, dimmi. Tornerai in uscita per l'uscita dell'album? Se vuoi torno anche per il terzo singolo il mese prossimo, certo che voglio. Perché è accompagnato da un videoclip, Così magari lo possiamo anche far girare un po'. E poi invece la promessa me la autofaccio, verrai coinvolto in una cosa che secondo me ti piacerà. Perché no? E ti voglio dentro. Ne parliamo a porte chiuse. Va bene, intanto grazie per essere stati qua. A voi. Se vuoi, io so più o meno perché hai aggiunto Finch a Tony Marino. Bravo, sì. È un mignolo perché, sai, dovevo staccarmi un attimo dal mondo. Finch è Fringuello. Jumping Up è Fringuello, essendo cantante, Fringuello, fischietta, l'uccellino, io canticchio. E quindi stiamo là. Per essere più identificativo, sì, per staccarmi anche dagli altri progetti paralleli che ho mantenuto nel tempo, anche un fatto di ricerca web. Possiamo rassicurare i fans che i Jumping Up continueranno? Certo, sì. Ora andiamo in Svezia, abbiamo un po' di cosine qui e là. Va bene. Grazie mille a Tony Marino, in bocca al lupo per il nuovo album, ci vediamo presto allora. Ok. Buona a presto. Musica. Grazie, ciao, ragazzi. Ciao. Talk time.